L'incontro di stamani con il dottor Zito, il capo della segreteria tecnica del ministro Lanzetta, è l'avvio ufficiale del percorso delle riforme istituzionali in Umbria, che ci dotate per traguardare il mese di ottobre con il disegno di legge regionale Ponte, che accompagnerà la legge 56 sulla riforma delle province, quindi con l'istituzione delle nuove province, e sarà l'occasione per ridisegnare il sistema istituzionale dell'Umbria. Noi vogliamo estremamente semplificato e al servizio delle imprese e del cittadino, basato sui comuni che potranno liberamente associarsi o fondersi secondo le loro indicazioni e le loro volontà per l'esercizio associato delle funzioni, sulle nuove province e successivamente sulle aree vaste che andremo a costituire in Umbria per l'esercizio delle funzioni territoriali di area vasta e la regione. Un sistema estremamente semplificato e al servizio dei cittadini e delle imprese per un'amministrazione pubblica rinnovata, efficiente e sempre più al servizio del nostro sistema locale e imprenditoriale.